Domani la sfida col Pescara, ma già da oggi in casa Teramo si ricomincia a lavorare sul fronte uscite. La notizia del probabile approdo di Marco Sansovini al Pineto è una pista calda, ma che dovrà trovare una giusta dimensione dal punto di vista contrattuale ed economico. Il centravanti infatti è deciso o a rimanere in Abruzzo, oppure a trasferirsi sì, ma al nord, viste le origini lombarde della moglie. Se la seconda opzione è complicata, visto che ad oggi mancano offerte concrete da squadre di quelle zone, la permanenza nella regione che lo ha visto per anni protagonista sarebbe lo scenario in questo momento più probabile. È evidente che in caso di cambio di casacca Sansovini però sarebbe costretto a scendere nelle categorie di dilettanti, ed allora ecco come è nata l'idea Pineto, un'idea comunque allo stato attuale ancora molto complicata. Il sodalizio del presidente Silvio Brocco sarebbe felice di poter abbracciare un attaccante di quella statura. Dello stesso avviso anche a Mauro e il DS Giammarino, che però per il momento tengono i piedi ben saldi a terra, considerando che la trattativa comunque non sarà semplice e la destinazione dovrà incontrare il gradimento del giocatore. Intanto il diavolo medita su quelle che saranno le prossime mosse, partendo dal destino degli esclusi dal ritiro, che, parole del direttore sportivo Giorgio Repetto, non hanno alcuna possibilità di essere ripescati. Ma se non arrivano segnali da altre formazioni, tra qualche giorno il Teramo dovrà iniziare con le rescissioni contrattuali. Allora e solo allora ci sarà spazio per nuovi arrivi. Nelle intenzioni della dirigenza dovrebbero essere due, con un centrocampista e un esterno d'attacco. Tutto questo considerando la permanenza di Petrella. Ma se, invece, il pratolano dovesse partire, ed è una possibilità non così remota, ecco che gli innesti potrebbero diventare tre. Intanto la società biancorossa è alla ricerca di una squadra con la quale disputare l'amichevole inizialmente programmata col Foggia sabato prossimo, ma annullata dopo il lancio di fumogeni in campo dei sostenitori pugliesi nell'amichevole contro il Castello 2000.